Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo, qui per fare conoscenza insieme a voi con un vero simpaticone. Andremo a incontrare il procione nei luoghi dove è solito trascorrere le sue giornate. Conosceremo le sue abitudini e i suoi gusti e aggiungeremo al nostro mosaico di animali una delle tante specie che, pur essendo considerate da compagnia, riusciamo sempre a farne delle vittime. Sigla. Il procione, comunemente chiamato orsetto lavatore, è un mammifero che appartiene all'ordine dei carnivori e alla famiglia dei procionidi. Pur essendo una specie considerata originaria del Nord America, è stata accertata la presenza di un antenato comune alla famiglia dei mustelidi in Europa almeno 25 milioni di anni fa, con una migrazione in zone tropicali dall'America attraverso lo stretto di Bering 5 o 6 milioni di anni più tardi. Il termine procione deriva dal greco pro, prima, e chion, cane, prima del cane. Un tempo si pensava infatti che il cane derivasse in senso evolutivo dal procione. La specie comune ha una dimensione contenuta fino a 70 cm di lunghezza, alla spalla 30 cm e 9 kg di peso. È facile riconoscerla per la mascherina nera sul musetto bianco, ha il naso nero e anche gli occhi. Le orecchie sono arrotondate, spesso bordate di bianco, e nei giovani possono esserlo anche le guance. Può avere il corpo marrone rossiccio e grigio brizzolato, la coda è lunga, arrotondata, ad anelli neri, grigi e marroncini. I suoi organi di senso sono scarsi per quanto riguarda la vista da lontano e non distingue i colori, ma vede al buio come i gatti. Ha un ottimo senso dell'odorato, infatti comunica anche con gli odori corporali, con cui marca il territorio. Emette molti tipi di verso, persino dei cinguettii. Il più comune è un suono acuto, un po' traballante, tra una nacchera stonata e un piccolo motore. L'udito è potente e gli permette di avvertire il rumore dei vermi sottoterra, ma il senso più sviluppato, ancor più di qualsiasi altro mammifero, è uno straordinario senso del tatto. Può già capire cosa sta per toccare attraverso delle vibrisse poste sulle unghie. Inoltre, il fatto di poter stare in piedi gli permette di manipolare e osservare molte più cose. È abile nel salire sugli alberi e ha una tecnica per scendere a testa in giù. Quasi nessuno ci riesce. Corre a 24 km orari e nuota benissimo. Può rimanere in acqua per ore. È il più onnivoro di tutti. Lo si rileva anche dai denti. Possiede denti molari cosiddetti carnassiali a forma di lama che lo rendono carnivoro, ma anche denti molari larghi come quelli degli erbivori. Si nutre essenzialmente di vegetali dalla tarda estate all'autunno. A seconda delle stagioni sfrutta i cibi del momento. Molti vermi come il lombrico in primavera, anche insetti in estate, e anfibi da gennaio a marzo, così di pesci come la carpa e di piccoli roditori, ghiri, topolini e scoiattoli. Le uova sono disponibili fino a metà dell'estate, periodo che offre una miriade di frutti coltivati e selvatici, fino all'autunno, quando abbonda la frutta secca con noci, mandorle e nocciole. Alla fine dell'autunno, prima che le temperature si abbassino, con le riserve di grasso che ha accumulato, pesa il doppio che in primavera. Solo nelle zone più fredde entra in una specie di letargo, che è un sonno con frequenti risvegli. In quanto al caldo, è in possesso di due sistemi di raffreddamento. Oltre a sudare come facciamo noi, per abbassare la temperatura può anche ansimare rapidamente. Per le sue abitudini prudenti e astute, ha bisogno di avere degli alberi intorno e presenza d'acqua. Di preferenza la sua tana sta in alto, nel cavo di un tronco. I territori naturali dove vive vanno dal Canada del Sud alla zona di Panama. Introdotto in Francia e in Germania si è stabilizzato. È arrivato anche in Italia, a nord del Po. Non molto presente, ma ci sono progetti per eliminarlo, considerato dannoso per la biodiversità. I luoghi che frequenta sono le foreste decidue temperate, ovvero con alberi a foglie cadenti, le zone montane alberate, che offrono molte risorse, le paludi presso la costa con temperature migliori, frutteti e coltivi dove trova i suoi vegetali preferiti a rischio di essere violentemente scacciato. Ma non teme l'uomo e arriva a sistemarsi nei parchi di periferia o addirittura in aree urbane immancabilmente ricche di rifiuti. È un animale essenzialmente notturno, ancora oggetto di caccia in certe zone,
si è ridotto del 90%. Anche i predatori non gli danno tregua. Il più importante è la lince rossa, frequente negli Stati Uniti e nel Messico, in foreste di magnolie e paludi con fitte giungle. Il gufo della Virginia è il gufo più grande d'America. Caccia di notte e attacca anche l'uomo, se lo disturba. Si nutre di mammiferi, uccelli anfibi e rettili. C'è anche il coyote, che da solo cattura i cuccioli e in branco anche gli adulti. L'aquila di mare testa bianca è addirittura il simbolo degli Stati Uniti. Pur cacciando soprattutto salmoni e uccelli acquatici, non manca di predare mammiferi piccoli e di media grandezza. Ora correggiamo una falsa leggenda. La sua abitudine di immergere i cibi prima di mangiarli non è per una sua norma igienica. In libertà non compie mai questo gesto. Lo fa quando non più libero e allevato da noi. Si dice che sia un moto simbolico che imita l'istintiva ricerca del cibo in acqua, come per ritornare allo stato naturale. Il maschio del procione cerca la femmina in relazione alla quantità di luce. Il corteggiamento avviene in gruppo, dove può esserci una scelta. Il periodo più adatto è di solito dalla fine di gennaio al 15 marzo. Se la femmina accetta è solo per 3-4 giorni. Dopo che si è accoppiato ha una gestazione che supera i 2 mesi. Può generare da 2 a 5 cuccioli, inizialmente ciechi e sordi, che accudisce da sola. Il parto può facilmente avvenire anche in cavità di roccia, ambito protetto e asciutto. A 16 settimane smettono di prendere il latte. I maschi, quando sono cresciuti, se ne vanno lontano. Le femmine restano con la madre. I cuccioli più piccoli muoiono facilmente senza di lei. In caso di clima gelido e tempo difficile, ospita nella sua tana anche i figli già cresciuti. La durata della vita è da 1 a 3 anni. La malattia più frequente e pericolosa del procione è il cimurro. Non dovremmo considerarlo un animale domestico. Anche se da piccolo è molto giocoso, dolce e simpatico, conserva la sua vera natura selvatica. Ed adulto imprevedibile e irascibile quando lo si vuole obbligare a qualcosa. Non è giusto forzare una spiccata intelligenza come la sua. Averlo avvicinato a noi lo ha spinto a prendere confidenza con vigneti e pollai. Così è stato per altre specie del genere. Il coati dal naso bianco, naso anarica, detto pizzote, abita nelle foreste d'America fino a 3500 metri, dall'Arizona all'Ecuador. Come il procione, sparpaglia i rifiuti dei bidoni, ma essendo diurno, ruba anche dai tavoli dei turisti nei campeggi. È facile addomesticarlo e si regala come animaletto ai bambini. In molte zone viene cacciato per la carne. I gruppi di questa specie di coati dedicano ore a pulirsi il pelo reciprocamente e quando vanno in cerca di cibo lasciano i piccoli in custodia di qualche femmina esperta. Il coati rosso naso a naso, detto quassi, che abita nell'America meridionale, comprende 13 sottospecie. Il suo naso è curioso, una sorta di piccola proboscide flessibile. Ha una corporatura sottile ed è lungo 70 cm. Quando si sposta, tiene la coda alzata, altrettanto lunga. Le zampe sono corte e forti, la pelliccia è grigio-rossastra e folta. Le femmine stanno in gruppi numerosi, spesso affollando gli alberi. I maschi sono solitari. Anche questo coati è diurno. In Europa è considerata specie fortemente invasiva. Sono proibiti l'acquisto e il trasporto. Il coati di montagna, Nasuella olivacea, o coati minore, vive nelle foreste d'alta montagna della Colombia, Venezuela ed Ecuador, fin sopra i 4.000 metri. È più piccolo delle altre due specie. È ovvio che la forte deforestazione in atto in quelle zone lo sta minacciando sempre di più e non ha protezione di nessun tipo. Gli esemplari più anziani scelgono di allontanarsi dal gruppo, forse per lasciare spazio ai giovani, iniziativa da considerarsi encomiabile. Il bassarisco del Nord America, Bassariscus astutus, o gatto dalla coda annellata, come dice il nome, vive nelle foreste dell'America posta a nord. Le località più calde, come l'Arizona, di cui rappresenta il simbolo. Ci sono deserti rocciosi con alberi cavi dove si rifugia. Occupa anche baracche di legno abbandonate. Suddiviso in 14 sottospecie, dal Colorado al Texas, viene chiamato con vari soprannomi. Pauroso e notturno, è difficile vederlo. Lui non si incontra mai coi suoi simili, se non per accoppiarsi. Viene addestrato per restare di giorno in una scatola, dove dorme tranquillo. E di notte è lasciato uscire per catturare i topi con micidiale precisione. Il cercoletto, Potus flavus, detto kinkajou,
con coda prensile, occhi sporgenti e pelo corto, vellutato, può sembrare una scimmia, anche per le sue abitudini arboricole. È presente dalle foreste tropicali del Messico fino al Mato Grosso. Notturno e schivo, è quasi impossibile incontrarlo. Però non finisce mai la caccia che se ne fa, con sistemi crudeli, per ricavarne selle, cinture e portafogli in pelle, nonché la carne richiesta dai ristoranti ed esemplari per esperimenti. L'olingo comune Bassariccio ngabbi si trova nelle foreste pluviali, dal Nicaragua al Perù, nel centro e sud America. Affine al coati si è evoluto in modo parallelo attraverso quattro specie. Quella di gabbi viene osservata frequentemente dai turisti nella zona di Costa Rica. La pelliccia è spessa e morbida e va dal grigio al marrone, con zone color crema. La faccia è un grigio più scuro e il muso è a punta. Ha gli occhi grandi e le pupille verticali. Suo cibo preferito sono i fichi e apprezza moltissimo il nettare dei fiori dell'albero della balsa. Vediamo infine il procione pigmeo, Procyon pygmaeus, o procione di Cozumel, un'isola al largo del Messico, la sua unica zona. Dimostra che il ristretto territorio delle isole prova nanismo nelle specie. È molto simile al procione comune, ma molto più piccolo e pesa sui 4 kg. Risale al tempo dei Maya. Ne restano tracce e riferimenti che quel popolo ha lasciato nei suoi disegni. Cari amici curiosi della natura, il tenerissimo procione non potrebbe mai sfigurare tra i piccoli animali che amano i bambini. Chi si iscrive è come se proteggesse il nostro orsetto lavatore. E abbonandovi, siete i nostri e i suoi sostenitori. Cliccando la campanella è garantita la continuità delle puntate. Vi ringrazio e saluto tutti.